the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Possiamo cominciare. Salve a tutti e benvenuti a questo speciale di Natale. Quest'anno, come avete potuto vedere nella intro, la cioccolata calda c'è davvero nella tazza, non è vuota. Ho anche questi fantastici biscotti natalizi che ho fatto con Aurora. 5 minuti in meno in forno ed erano perfetti. Avete visto poi che figo questo maglione natalizio di Iron Man? Questo è stile. Bando alle ciance, so che alcuni di voi hanno aperto questo video per scoprire se hanno vinto o meno il contest natalizio. E ve lo dirò, ma alla fine il tema del contest era l'opera che mi ha donato di più. Questo tema mi era venuto in mente così una sera e ho pensato che poteva essere una buona idea per il contest, ma non ho mai veramente pensato a quale opera aveva dato di più a me. Essendo un nerdaccio che ha passato tutta la sua vita dai 10 anni in su leggendo fumetti, di candidati ce n'erano a iosa, ma non riuscivo a trovare quel determinato fumetto che mi aveva dato qualcosa in particolare. Perché bene o male penso che ogni opera che si legge ti lasci qualcosa, chi più e chi meno, ma quindi quale aveva lasciato di più a me? E poi alla fine l'ho capito. Rullo di tamburi. Il manga di Shaman King. Può sembrare abbastanza scontato, dato che Shaman King è generalmente acclamato come uno dei migliori shonen, e io stesso penso che lo sia. Questo manga però non mi ha lasciato qualcosa solo a livello emotivo, ma l'ho scelto perché mi ha trasmesso ciò che per un certo periodo è diventato il mio stile di vita, la mia linea di pensiero. C'è da fare un po' di introduzione, quindi mettetevi caldi vicino al camino e ascoltate la storia di Zio Kuro. Quando ho letto per la prima volta il manga di Shaman King ero al 5° anno di liceo. Mi stavo preparando sia per l'esame di Stato sia per il test d'ingresso all'università, contemporaneamente. Era un periodo in cui ero oberato di studio, pieno di impegni, e un sacco di persone, me in primis, si aspettavano molto da me e non volevo deludere le loro aspettative. Immaginatevi in quel contesto prendere in mano un manga il cui protagonista non ha voglia di fare assolutamente niente, non ha voglia di combattere, non ha ambizioni, ma le persone attorno a lui lo spingono a diventare qualcosa di più. E lui, che tiene molto a queste persone e non vuole deluderle, nonostante desideri una vita tranquilla, decide di faticare, lavorare e combattere per poi in futuro poter vivere tranquillamente e fare quello che gli piace. Ho preso quella mentalità, l'ho estrapolata dal manga e per un certo periodo della mia vita è diventata mia. Studiare un sacco e impegnarmi in questo momento per poi un giorno vivere tranquillamente facendo quello che piace a me. Non dico certo che sia merito di Shaman King se oggi faccio quello che faccio e sono quello che sono, però devo ammettere che se non l'avessi letto in quel determinato periodo l'avrei vissuta molto più pesantemente. Questo è quello che mi ha dato Shaman King ed è senza dubbio l'opera che mi ha donato di più. Bene, vi ho annoiati abbastanza, direi che adesso è il momento di dirvi chi ha vinto il contest. Comincio però col dirvi che io non mi aspettavo tutti questi partecipanti e che è stato davvero difficile sceglierne solo 4 da portare in live. I vincitori sono Arkantos. Complimenti sia per il video che hai portato per il contest sia per il tuo canale, molto organizzato, molto bello, molto puntuale. Mi piace l'editing, mi piace ciò che hai detto, mi piace come hai descritto un anime che si sente che ti piace, si sente molto. Porti contenuti veramente di qualità e sono felice sia di essere un tuo nuovo iscritto sia di averti in live con me. Unknown. Complimenti, hai vinto anche tu il contest. Mi piace molto come sono impostati i tuoi video, ma soprattutto mi è piaciuto il messaggio che hai dato alla fine del video per il contest, con cui sono altamente d'accordo. E poi vabbè, dai, me Babbo Natale un piccolo tocco di classe. Ti meriti la vittoria. Aris. Eh sì, Aris, hai vinto il contest, complimenti. Come ben sai ti seguivo già perché mi piacevano molto i tuoi video, ma col video del contest ti sei superato. Nonostante io vi avessi dato massimo 5 minuti e alcuni addirittura hanno sforato il tempo, per dire erano pochi, tu sei riuscito alla perfezione a far passare il tuo messaggio in un video
che non sembra stringato per voler dire il più possibile nel minor tempo possibile, ma anzi è molto organico e ben costruito, quindi complimenti Aris, hai vinto. Apprezzo anche lo sforzo di essere riuscito a fare riprese all'aperto per il video e complimenti perché fa freddo, ci vuole tanta forza di volontà. Misamao, complimenti, sei l'ultima vincitrice. Nel tuo canale si vede che ne sai veramente a pacchi di manga e anime. Anche per questo ti ho scelta, ma anche perché hai parlato molto bene delle situazioni di lui e lei. È un manga di cui conoscevo già la trama, ma non l'avevo mai letto. E nonostante questo, mi hai invogliato a leggerlo col tuo video. E poi i due protagonisti portano una maschera, tu porti una maschera, c'entra qualcosa, non lo so. In ogni caso hai vinto, complimenti. Questi erano i quattro vincitori del contest. Trovate i loro canali in descrizione, ma trovate anche i canali di tutti gli altri che hanno partecipato, perché comunque, come ho detto, è stato davvero difficile scegliere, e dato che ognuna di quelle persone ha speso del tempo e delle risorse per fare un video per il mio contest, mi sembra giusto dargli un riconoscimento. Vista l'abbondanza di partecipazioni, questo non sarà certo l'ultimo contest di questo genere, quindi rimanete sintonizzati. Se questa volta non avete vinto, magari vincerete la prossima volta. In ogni caso, io mi sono iscritto a ogni singolo canale che ha partecipato al contest per tenere sotto controllo i loro miglioramenti. E questo era tutto. Che dire, un altro anno passato insieme, un altro anno passato qui sul canale coi video settimanali, un anno in cui sono successe molte cose, alcune belle, alcune brutte, alcune a cui sono rimasto indifferente, ma una cosa ancora non è cambiata. La voglia che ho di fare video e la voglia che ho di intrattenere. Spero che questo speciale natalizio sia solo uno dei tanti e di poter continuare a condividere con voi la mia passione. Vi auguro un felice Natale, un buon anno nuovo, arrivederci a tutti e ci vediamo a gennaio. Ah. Sì. 5 minuti in meno in forno.